Buonasera amici, eccoci qui di nuovo per un video di cronaca, un video che sarà un pochino più lungo del solito perché parliamo di un caso di cronaca che andrà alla fine il 21 di novembre, quando la Cassazione si pronuncerà su Veronica Panarello. Veronica Panarello, come vi ricordate, è quella ragazza trentenne adesso che in primo e in secondo grado è stata condannata a 30 anni per aver ucciso il figlio Loris. Ora, lei, questa ragazza, diciamo così, ha recitato più che altro varie parti. È un personaggio strano. All'inizio si è accollata la responsabilità, seppur non volontaria proprio, poi l'ha scaricata sul suocero Andrea Stivalla. Come non ricordare che all'inizio lei recitava la parte di quella disperata che si recava in questo fossato, questo canalone, a pochi chilometri di distanza da casa sua, a vedere questo figlio che stava lì morto. Poi, durante le indagini, quando fu arrestata, comunque ci dava la parte della matta che saliva sulle sedie, cantava, e dopodiché, da un po' di tempo, accusa il suocero. Diciamo subito che il suocero processualmente è del tutto estraneo, perché al momento del delitto è stato accertato che egli non solo fosse a casa con la compagna, ma che subito dopo poi si recò ad un mercato lì nei pressi, un paese vicino, dove ci sono numerose testimonianze di persone che l'hanno visto insieme a questa compagna. Quindi è del tutto escluso che egli si potesse trovare in quella casa. Come nasce questo delitto? Questo delitto è figlio di una personalità molto strana di questa donna, Veronica Panarello, che già proprio da ragazza, perché poi non dimentichiamoci, lei ha due figli, poi quindi aveva due figli, uno è morto, diciamo, un altro è più piccolo, a 18 anni già, 18-19 anni già era mamma. E da ragazza soffriva già di mania di protagonismo, soffriva di essere al centro dell'attenzione, un rapporto conflittuale con la mamma. Cose strane, come pure telefonava a queste trasmissioni televisive, come chi l'ha visto. Quando ci fu la scomparsa di quell'altra ragazzina, Denise Pipitone, e lei disse di averla vista, di averla avvistata, insomma, voleva farsi notare in qualche modo. Una ragazza vanitosa, fragile, da carattere molto fragile, che subiva anche il fatto che il marito fosse tanto spesso lontano da casa per motivi di lavoro, che faceva, diciamo, il camionista, eccetera, mancava anche 15 giorni da casa. Ma certo, questo non è che vuole giustificare nulla. Era un po' chiacchierata pure in paese, perché una ragazza, diciamo, spesso sola. E che quel giorno, cosa è successo? Questa è una ricostruzione che
di buon senso che io mi sento di fare, è stato accertato che il bambino non voleva andare a scuola, lei voleva a tutte le cose che andasse a scuola, tant'è vero che la telecamera rileva che il bambino è sceso fino alla macchina e poi è risalito con le seconde chiavi sopra. Poi evidentemente lei quando ha fatto tutto il giro è rientrato furiosa perché doveva andare a quel famoso corso di cucina. E quindi per punire, secondo me per punire il bambino, lo ha attaccato al letto con le fascette di plastica, quelle che usano gli elettricisti, sia ai polsi che al collo. Ora, in una maniera ignorante, forse non ha previsto che con queste fascette che sono diaboliche, se uno più si muove, più queste si stringono. Per cui evidentemente il bambino si muoveva per cercare di liberarsi e si è soffocato, tant'è che poi lei quando ha finito di fare quello che stava facendo, telefonare eccetera, va in camera e lo trova esanime. Questa è la ricostruzione e quindi lì scatta la paura. La paura di addossarsi una responsabilità enorme, quindi in scena questo fatto di che il bambino è scomparso, che lei l'ha portato a scuola, chissà è stato rapito da qualche pedofilo e quindi ha pensato di andarla a buttare lì. Una cosa un po' folle, ma ci stava nella sua mente, salvo poi essere sbugiardata dal fatto che le telecamere del paese non avevano visto la sua macchina che accompagnasse il figlio a scuola e quindi alla fine è stata messa a spalle al muro e muro ed ha dovuto confessare. Dove nasce la questione del suocero? La questione di Andrea Stivale nasce dal fatto che effettivamente egli, dato che il suocero prima di avere questa compagna stava spesso solo e quindi si recava a casa della ragazza e io onestamente devo pure credere, posso anche credere, anche se non mi sento di sottoscriverlo, che qualcosa forse ci potesse essere stato, ci fosse stato, c'era. Questo da dove nasce questa mia supposizione? Dalla dichiarazione di alcuni vicini di casa. Fra cui una signora in particolare, sembra che faccia Verde, Varze o Verde di cognome, insomma, che ha deposto, Veronica Varze o Verde, che ha deposto dicendo che egli era convinto che il marito di Veronica fosse appunto Andrea e non l'effettivo marito, perché li vedeva sempre insieme, Vedeva spesso Andrea che stava a casa sua e quindi si era fatta questa idea. Quindi, voglio dire, può darsi che in quest'ambito sia successa delle cose, o ci fosse stata qualche cosa. Però, poi all'atto del delitto, egli non c'entra niente, anche se avesse avuto questa delazione che moralmente, voglio dire, moralmente condannabile, certamente al di là di ogni immaginazione, ma non ci sono elementi se non delle labili supposizioni che si possono fare, ma nel delitto lui non c'era, assolutamente non c'entra nulla. Allora perché questa Veronica poi dopo tanto tempo si scaglia contro questo Andrea Stivale e addirittura lo incolpa. Lo incolpa perché nel momento in cui è maturata in lei l'idea che si deve fare tanti anni in carcere, quasi tutta una vita, e dà la colpa indirettamente comunque ad Andrea perché se effettivamente c'era una relazione,
Lei magari attribuisce a questa delazione una sua inquietudine, oppure il fatto effettivamente che il figlio li avesse visti qualche volta e minacciasse di dirla al padre. Non tollera, non ha tollerato che quest'uomo, come dire, non si fosse interessato di lei, che l'avesse scaricata completamente, ne avesse parlato malissimo, nel momento in cui veniva intervistato o comunque a processo, e lui è scattato in lei questa sorta di vendetta, perché dice: se tu hai avuto con me qualche cosa, allora tu te ne esci così, anche se magari mi hai turbato in qualche modo la vita, la mia esistenza, e allora io adesso ti faccio un dispetto e ti coinvolgo a pieno titolo in questa situazione. Questo penso possa essere scattata, perché i fatti parlano chiaro. I fatti parlano chiaro e certamente non è mai emerso nulla, nulla, ma né dai tabulati, dal posizionamento dei tabulati telefonici dell'uomo, dai decine e decine di testimoni che l'hanno visto in un paese distante chilometri, alcuni chilometri dalla casa di Veronica. Quindi quella mattina del delitto sicuramente non c'era, non c'era. Questo non poteva saperlo Veronica quando l'ha coinvolto, non poteva saperlo. Allora cosa succede? Succede che glielo accusa dicendo: adesso lo faccio passare un bel guaio anche a lui. Questo accanimento odierno, per cui lei vuole addirittura il confronto all'americana faccia e faccia, si spiega solo così, si spiega solo in tal modo. Non si vede per quale motivo lei dovesse coinvolgere terze persone nel delitto, forse certamente per cercare di sfuggire alla propria pena, ma alla fine nemmeno tanto, perché nel momento in cui si dovesse pure supporre che il delitto sia avvenuto, come lei ricostruisce, alla sua presenza e lei ha assistito, diciamo, inerme al fatto, certamente la sua posizione non è che si alleggerisce. Ci sono telecamere che vedono la sua macchina con lei che va a gettare poi il corpo del figlio, quindi la sua posizione non si alleggerisce, al limite. Si aggrava la posizione di un'altra persona, ma non certamente la sua. Quindi è una sorta di speranza di vendetta, di spartizione di responsabilità in qualche modo. Però non è credibile. Alla fine quest'uomo Andrea deve essere comunque salvaguardato, perché sono illazioni che non trovano giustificazione. Nessuno mai ha visto o ha dichiarato atteggiamenti di qualche tipo o di affettuosità particolari. C'è stata soltanto questa signora che ha dichiarato di vedere questo suocero, insomma, spesso a casa di Veronica, ma questo è un dato di fatto, ma ciò non significa più di tanto. La ragazza è strana, molto strana dal punto di vista comportamentale, lo è stata da ragazza. E l'ultimo atto si deciderà il 21 novembre con la Cassazione, dove i suoi avvocati cosa tentano? Hanno tentato la carta della perizia psichiatrica, ne hanno chiesto un'altra ancora. Stanno cercando o di farla passare per matta, o di chiedere questo confronto, che a nulla servirebbe, visto che è provatamente provato l'innocenza del suocero. Credo che non vi possa essere alcun tipo di via di fuga per questa donna, e che rivendica magari il fatto di frequentare di più l'altro figlio. Umanamente la comprendo, la capisco, anzi io ho sempre sostenuto che
le mamme che uccidono i figli al limite non dovrebbero mai avere una pena tanto lunga, tanto grave, perché un po' uccidono se stesse, quindi avendo ucciso una parte di se stesse, penso che una pena così lunga sia anche sproporzionata, perché lei stessa in cuor suo non si perdonerà mai di quello che ha fatto. Quindi credo che a novembre la Cassazione non potrà fare altro che confermare la colpevolezza unica e sola della mamma, provatamente affermata da perizie, da filmati, da testimonianze, dalla confessione di se stessa. Quindi quest'ultima chiamata in causalità del socio non ha alcuna valenza, non ha alcun significato, perché anche se fosse stato, potrebbe essere qualcosa di moralmente condannabile, ma è provatamente provato che il suocero non c'era assolutamente quella mattina, che non ha partecipato in nessun modo al delitto. È inutile che lei dice no, quello poi per strada, mentre faceva il giro, è salito in macchina, non è stato visto, non c'era, né si vede uscire, entrare, niente, non è un fantasma. Non c'era fisicamente e testimonialmente. Quindi questo è quanto. Dispiace alla fine soltanto per il bambino, che da quel 2014 ha perso la vita, il piccolo Loris, il marito di Veronica. Sì, non voleva crederci, al fine ci ha dovuto credere anche lui, si ricostruirà una vita e lei, non so, avrà modo di riflettere, se non l'ha già fatto. Le menzogne gratuite poi alla fine non servono a niente. Ha sostenuto sempre, per anni, che anzi per un anno intero sostenne che l'aveva accompagnata a scuola, quando poi gli inquirenti dovettero metterla di fronte alle immagini per dire: ma come si può sostenere quello che è documentato? Ma questo è tutto, grazie dell'attenzione e aspettiamo a novembre per la Cassazione. Ciao a tutti.